Ehi, ma che cos'è questo strano odore? Sembra provenire dall'altra stanza. Ah! John sta preparando una crostata? No! Il pane? No! Una torta? No! Forse pane, torta e crostata! No! Forse i muffins! Muffin, torta, ciambelle e biscotti! Donna, sto preparando le frittelle di pane. Biscotti di danesi o prugne danesi o forse... frittelle di pane! Certo, oggi andiamo a pescare e le frittelle di pane sono ottime per prendere pesci. Ma è una crudeltà per quei poveri pesci. Ciao, Odie. Stai andando a pesca con John? No, io no. Non ho intenzione di starmene tutto il giorno in una barca a soffrire il mal di mare. Lo so, ma non mi interessa il paesaggio bellissimo. L'unico bel paesaggio che voglio vedere è questo qui. Non troverai niente. Ho preso tutto quello che c'era per portarlo con noi a pesca. Ah, la pesca. La pesca è lo sport più soddisfacente del mondo. La pesca è lo sport più soddisfacente del mondo. No, i pesci non mi interessano, ma sono disposto a tutto pur di mangiare. L'acqua è così calma oggi. Dovete sapere che la cosa importante non è prendere il pesce, ma ciò che conta è la pace e la serenità che ti offre lo stare a contatto con la natura. I pescatori dicono sempre che dopo 3 ore di attesa l'unica cosa che riescono a pescare è una sardina. L'importante non è il tipo di pesce che si pesca. A me non importa se prendo un solo piccolo pesce. Ah! Un pesce! Ho preso il primo pesce della mia vita! L'ho preso! Ha preso un pesce! Presto, chiamiamo la TV! Fantastico! Eccolo! Oh, è bellissimo! Un buon antipasto! Ci siamo! Lo sapevo che le mie frittelle erano l'esca perfetta. Adesso ne uso una più grossa così prendo un pesce più grande. Ehi, smettila! Perché mi hai svegliato? Stavo sognando le pennette a ragù di Alfredo. Non mi interessa se hai sete. E poi siamo circondati da acqua. Bevi questa. La mamma mi ha detto che devo trovare il cibo. Devo trovare il cibo. C'è mancato poco che mi vedesse. Che stavo facendo? Oh, sì. Stavo andando in cerca di cibo. Ehi, c'è qualcosa! Una frittella di pane. Nessun pesce sano di mente addenterebbe uno di questi cosi. Un verme! Il cibo preferito della mia mamma! Sarà felicissima se le porto questo verme. Mamma, guarda che ti ho portato. Tesoro, non puoi portare un cane qui sotto? Un cane? Ma che strano, pensavo fosse un verme. Mamma, ma che gli prende? È un cane e ha bisogno di aria. Ah, vediamo dove può prenderne un po'.
Ciao mamma, ciao Junior. Io conosco questo cane. Ha bisogno di aria. E anche molta. Ehi, Bernie! Bernie pesce palla! Quel cane mi ha salvato la vita solo pochi minuti fa. Adesso noi salveremo la sua. Riempilo di aria. Ma certo, Red. Lo metterò in una delle mie grosse e bellissime bolle. E dov'è Odie? Odie? Strano. Siamo all'aperto in mezzo al mare e di lui nessuna traccia. Forse si sente un pesce fuor d'acqua. Un pesce fuor d'acqua? Odie! Signore e signori, sono lieto di presentarvi la mia unica eroica impresa dell'anno. Odie! Odie, dove sei? Sarò disperato. Laggiù non si riesce a respirare. Grazie ancora per avermi salvato, cane. C'è un gatto arancione che fa gesti strani. È un tuo amico, cane? Andiamo! Ciao, Odie! Qui si sta molto meglio. Il tuo amico mi ha salvato la vita. Vi andrebbe di fare un giretto per la nostra città? Oh, sì, certo! A noi piace molto questo posto. È un po' umido, ma è casa. Beh, questa sembra essere l'ora di punta. Questa è la via principale. E quello è il vigile. Mai fatto una multa in vita sua? Beh, soltanto se qualcuno ha superato il limite di velocità. Questo è uno dei più nuovi fast food della zona. C'è sempre la fila per entrare. C'è qualcosa da mangiare? Ho tanta fame. Vi andrebbe un verme per cominciare? Non ho poi così tanta fame. Mi avete fatto ricordare che avevo promesso alla mamma di trovarle un verme. Ci vediamo dopo! I cavallucci marini sono alla partenza. Il percorso è breve ma un po' bagnato. Beh, sembra una specie di corsa di cavalli. Esatto! E la gara sta per cominciare. Ed eccoli! Biscotto di mare davanti, seguito da Bimbo Pony. Schizzetto e anfibio. Aiuto, Pet Chopper, aiuto! Si avvicinano all'altro guardo. Ecco Bimbo Pony e Biscotto di mare. Bimbo Pony e Biscotto di mare. E il vincitore è Biscotto di mare. Aiuto, c'è Chopper. Ma quello è mio fratello. E quello è Chopper. Dobbiamo fare qualcosa! Perfetto! Ci penso io! So come fare! Ehi! Ehi! Di qua! Oh! 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 Oh. Sono cibo per pesci! Mangiati una frittella di pane! Che succede? Ho preso un altro pesce? Fantastico!
ce l'ho fatta. Jumper se n'è andato, adesso è nell'oceano. Ci avete salvato, un'altra volta. Come possiamo dimostrarvi la nostra gratitudine? Beh, l'aria scarseggia un po' qui, quindi se non vi dispiace. Ma certo, Bernie? Al vostro servizio. Saliamo su. Wow. Garfield, Odie, non dovevo obbligarli a venire con me in un posto del genere? Oh no, no, erano degli amici fantastici, così dolci, così adorabili. Garfield, Odie, non provate a tirarmi sul morale, Garfield e Odie mi mancano. 3, 2, 1. Garfield, Odie! Siete salvi! Siete salvi! No, se continui a stringermi così forte! Dobbiamo festeggiare e pranziamo! Se solo ci fosse qualcosa da mangiare! Resteremo qui finché non verrà a prenderci qualcuno! Resteremo qui senza nulla da mangiare? Nel frattempo... frittelle di pane? No, grazie. Ho appena visto l'effetto che hanno sui pesci. Oh! Non preoccupatevi, presto verrà qualcuno. Mi dispiace che l'unica cosa da mangiare siano... queste frittelle. Dispiace molto anche a noi. Mi passeresti la mostarda, Odie?